Andiamo a cercare quello che è considerato un classico per gli studenti che stanno svolgendo una tesi di laurea, che è il libro di Umberto Eco. Non ricordandomi esattamente tutte le parole del titolo, inserisco solo i termini essenziali e il cognome dell'autore. Vediamo che i risultati che il motore di ricerca restituisce sono 7. In realtà alcuni di questi risultati non c'entrano o perché per caso sono state ritrovate quelle parole chiave o perché sono recensioni del libro stesso, possono non essere di nostro interesse e quindi andiamo a disfarci di tutti gli articoli semplicemente filtrando soltanto il formato libro. I risultati diventano 2. In realtà anche in questo caso l'operazione è un pochino più complessa. Sulla nostra sinistra noi abbiamo un filtro che è automaticamente di default attivato che raggruppa edizioni. Raggruppa edizioni si può togliere come filtro. È presente di default perché tende a ridurre la ridondanza informativa, ma se noi lo togliamo vediamo che in realtà le edizioni a disposizione in bicocca sono 4. Sulla base dei metadati disponibili che identificano ciascuna edizione, il motore di ricerca ha accorpato il tutto in soli 2 risultati. È un automatismo che non funziona sempre, ma può essere comodo per ridurre la ridondanza informativa. Se noi però vogliamo andare a vedere le copie, di ciascuna edizione, perché potrebbe essere che la prima edizione che ci si presenta non ha copie disponibili per il prestito, allora la cosa migliore che possiamo fare è togliere la spunta automatica. Per esempio, in questo caso vedete che risulterebbe disponibile, ma poi andiamo a vedere è solo in consultazione e quindi in realtà se lo vogliamo prendere in prestito non è un'edizione che ci serve in questo momento. La seconda edizione vediamo che ha una copia prestabile, se vogliamo farci un'idea migliore andiamo a aprire la visualizzazione completa e vediamo che effettivamente risulta una copia prestabile a scaffale e andiamo a prenotarla. Naturalmente dovremo loggarci con le nostre credenziali e poi saremo indirizzati a questa pagina dove possiamo scegliere se prenotare una specifica copia o una qualsiasi copia, in questo caso non c'è l'opzione perché la copia è una sola. Un'altra opzione che abbiamo a disposizione è quella di indicare la sede di ritiro della prenotazione. Abbiamo a disposizione o la sede di medicina che è a Monza o la sede centrale che è a Milano. Non possiamo ulteriormente dettagliare all'interno del comune di Milano sede di scienze e sede centrale. Là dove è il documento possiamo andare a ritirare, quindi eventualmente lo possiamo far inviare a Monza o viceversa a Milano, ma all'interno delle due biblioteche di Milano non abbiamo l'opzione di trasferimento. Torniamo adesso al nostro elenco di partenza e riportiamo tutte le spunte alla situazione originale di default per parlare della seconda opzione che troviamo qua nel menu sulla sinistra. Espandi la ricerca con termini correlati, che cosa fa esattamente? Non è una vera e propria mappatura della nostra query, quale quella a cui siamo abituati su alcuni motori di ricerca, cioè non va a cercare automaticamente tutti i termini sinonimi o i termini che hanno la stessa radice ma diversa desinenza. È un pochino più semplificata. Va semplicemente a cercare, traducendo in automatico le keyword che abbiamo inserito, all'interno di un indice diciamo, di descrittori di soggetto, se ve ne sono di alcuni che possono essere considerati correlati, affini alle keyword che abbiamo inserito. Quindi è una mappatura un po' meno raffinata di quella a cui possiamo essere in certi casi abituati. L'ultimo filtro che andiamo a considerare è quello relativo alla fonte dell'informazione. Qui abbiamo una panoramica di tutte le risorse che sono state interrogate nella nostra ricerca. E la prima fonte informativa è WordCat. Che cos'è WordCat? WordCat è un catalogo collettivo nel quale migliaia di biblioteche in tutto il mondo, in particolare le biblioteche di area anglosassone, ma ultimamente anche italiane, e in modo particolare la Bicocca, hanno riversato i propri dati e quindi le prime copie che troviamo, le prime 4 edizioni, sono recuperate in Bicocca, le altre invece sono recuperate in giro per il mondo, quindi può essere interessante avere una panoramica sulle altre edizioni, gli altri formati disponibili per quanto riguarda questo libro. Un'ultima operazione che possiamo fare, volendo estendere la nostra ricerca a libri simili, è quella di aprire ancora una volta il record in visualizzazione completa,
scorrere le prime informazioni che sono quelle bibliografiche per andare a dare un'occhiata allo scaffale virtuale. Cosa intendiamo per scaffale virtuale? Uno scaffale che è molto di più dello scaffale fisico che troveremo in biblioteca, perché mette assieme tutte le sezioni delle varie biblioteche e tutte le biblioteche in un'unica sequenza determinata dalla classificazione. E quindi è un altro sistema per trovare dei libri correlati a quello che abbiamo trovato inizialmente.